Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Mi scuserete per il rumore di sottofondo, ma finché non è un ASMR non me ne privo del condizionatore. L'ho fatto più o meno lo stesso trucco che avevo nell'altro video, solo che qui ora ho messo l'oro. Comunque, siamo qui perché dopo aver provato l'hack di mettere il fondotinta nell'acqua, voglio fare una comparazione mettendolo da una parte nell'acqua e dall'altra parte bagnandolo semplicemente o con un idramisto o con il setting spray per vedere se fa lo stesso effetto o va proprio immerso nell'acqua. L'occhierino e metto sempre lo Stay All Day 16 ore di Essence. Io ho messo un po' solo per metà viso, ovviamente. Lo giro. E lo vado a mettere sempre su questa metà, nella destra. Allora, scusate ragazzi. Come vi ho detto, quando la memoria dell'iPhone si riempie, smette di registrare e ho perso, non mi ero accorto che avesse smesso di filmare prima di quando effettivamente me ne sono accorta e si è persa proprio la parte dove applico il fondotinta e spruzzo l'idramisto. Ve la faccio rivedere però. È una parte semplicissima. Da questa parte l'ho messo con l'acqua, l'avete visto? Si è persa la stesura, leggermente messo con la Beauty Blender. Comunque, l'ho messo così. Ovviamente qui avevo quello immerso nell'acqua. E semplicemente con l'idramisto, voi potrete andare anche con lo spray fissante. Sì, ne ho messo proprio un bel po', ci vede proprio l'effetto bagnato. È semplicemente l'ho stesa, in quel caso l'ho stesa con la Blender Microfibro, ma ora con questo pennellino, ma è la stessa cosa. Il passaggio che si era perso era mentre spruzzavo l'acqua mist. Vi lascio alla continuazione. Come sempre avevo la memoria piena, ma non ho steso, ho eliminato qualche video. Prossimo iPhone, non so se sarà il 14, ma come vi ho già detto, se continuerò a fare video dovrò prenderlo più grande perché non si può fare questa vita con le sopracciglia fatte così, molto molto naturali, con qui ancora me lo coprendo comunque i prodotti NYX che sono, ce l'ho qui, Tick Stitch, che è il mascara per le sopracciglia e la Lift Snatch, molto meglio secondo me. Comunque ci siamo, lascio asciugare un paio di secondi e andiamo con il fazzoletto. Intanto non mi ero accorta che mi ero dimenticata di mettere il mascara e avevo il primer bianco già asciugato e non avevo messo il mascara, quindi mi perdonerete.
E ora andiamo con lo fazzoletto pulito, prima dal lato del fondotinta messo con l'acqua. Dove è praticamente bianco, e ora andiamo dall'altra parte, quello messo con il fissante. È praticamente bianco, c'è proprio un alone che neanche si vede, penso, in fotocamera. Quindi, se vi scocciate a metterlo nell'acqua, perché io è una cosa che non farei tutti i giorni, prima di stenderlo metteteci un po' di acqua spray o fissante per il trucco, però ovviamente diventerà leggermente meno coprente con la blender, con il pennello forse la coprenza non cambia, non lo so. Comunque, di qui, come vi ho detto nell'altro video, è liscissima. Anche di qua. Ah, va bene. È molto molto simile all'effetto. Quindi non so se l'abbia fatto qualcuno questo paragone o no, però penso di averlo inventato io. Sono soddisfatta del risultato. Fatemi sapere se lo proverete e come vi trovate al prossimo video.